Buongiorno, vogliamo affrontare il calcolo di questo integrale. Lo calcoleremo mediante il metodo di integrazione per parti. Pertanto cominciamo a scriverlo in questo modo. Coseno di x per coseno di x tutto per dx. A questo punto possiamo osservare che il differenziale del seno di x è proprio uguale alla derivata del seno, cioè coseno di x, moltiplicato il differenziale di x. Pertanto, al posto di coseno x di x, possiamo scrivere differenziale di seno x. Quindi il nostro integrale diventa così, coseno di x che moltiplica il differenziale di seno di x. E dunque, per il metodo di integrazione per parti, è uguale a coseno x per seno x, quindi coseno x moltiplicato seno x, meno l'integrale. Dobbiamo fare la derivata del coseno x, quindi meno seno x, moltiplicato questa funzione qui, quindi per seno di x, il tutto in dx. A questo punto, qui rimane coseno x per seno di x, questo meno lo posso trasportare fuori, il simbolo integrale mi darà più, integrale seno x per seno x ci darà seno quadrato x in dx. Grazie a questa identità goniometrica, seno quadrato di x è uguale a 1 meno coseno quadrato di x, possiamo sostituire questa quantità al posto di seno quadrato di x, dunque rimarrà coseno di x per seno x più l'integrale di 1 meno coseno quadro x, il tutto in dx. Svolgiamo qualche calcolo. E qui si tratta dell'integrale di una somma, possiamo fare due integrali, quindi più l'integrale di dx, 1 per dx, meno l'integrale di coseno quadro x in dx. Togliendo le parentesi, svolgendo questo primo integrale, otteniamo coseno di x per seno di x più x, perché l'integrale di dx vale x, meno, più per meno, l'integrale di coseno quadro x in dx. Tutto questo è uguale a questo integrale di partenza, cioè in sostanza qui è come se avessimo integrale di coseno quadro x in dx. Cioè in sostanza, a questo punto, vogliamo osservare questa identità. Siamo giunti a questa uguaglianza. Evidentemente possiamo trasportare al primo membro meno l'integrale di coseno quadro x in dx e quindi diventerà più, che si sommerà con questo e verrà due volte l'integrale di coseno quadro x in dx sarà uguale a coseno x per sen x più x. E liberando dal 2, il che significa andiamo a dividere tutto per 2, otteniamo che l'integrale richiesto, cioè quello di coseno quadro x in dx, sarà uguale a coseno x per sen x tutto più x tutto fratto 2 più la costante reale di integrazione. E qui l'esercizio è finito.